Si è conclusa con successo l'undicesima festa del cacciatore, fondata da Mario Damiani, dirigente di Federcaccia di lunga data e attuale segretario provinciale di Perugia. In migliaia hanno voluto degustare i piatti tipici regionali a base di selvaggina e ritrovarsi a Deruta per quello che è ormai un appuntamento tradizionale molto apprezzato. Siamo estremamente soddisfatti. Io, non solo come segretario provinciale di Federcaccia, ma anche come presidente della sezione comunale di Deruta, sono entusiasta di questa festa. Siamo stati fermi 2 anni causa Covid, però siamo riusciti a ripartire e quindi questa è l'undicesima edizione dove il titolo è insieme è Festa del Cacciatore, perché come potete vedere ci sono tanti amici, tante persone che non sono né cacciatori, tantomeno voglio dire, però amano la cacciagione, amano stare insieme, questo è il nostro obiettivo. La caccia dà appunto emozioni, la caccia è anche sapori, è anche scienza, è conoscenza, è anche convivialità. Siamo anche un'associazione, gruppi di persone che fanno parte, diciamo, di quel sistema della coesione sociale. Ma nel mondo d'oggi la caccia è anche utilità. Se pensiamo al problema della diciamo così, lo squilibrio faunistico che crea grandi problemi alle produzioni agricole o i problemi sanitari derivanti dalla fauna selvatica, penso alla peste suina, problemi, cinghiali, allevamenti, questo dramma, ecco, è necessario che intervenga, che si metta a disposizione il volontariato di chi conosce il territorio, appunto dei cacciatori che conoscono i boschi. La festa è stata dunque uno spazio in cui i vertici regionali e provinciali di Perugia e Terni di Federcaccia si sono riuniti per affrontare i temi attuali e per discutere del programma di mandato dei nuovi eletti consigli provinciali di Perugia e Terni e del consiglio regionale. Ci siamo insediati il 16 aprile, siamo un consiglio provinciale molto giovane, abbiamo dato preferenza a molti ragazzi di entrare, coadiuvati anche da persone con più esperienza, perché l'esperienza, diciamo, di chi è più anziano serve per poter costruire cose valide. Federcaccia oggi si sta impegnando a lavorare molto sul futuro della caccia per difendere la nostra amata passione. Stiamo lavorando sulle zone di ripopolamento e cattura, sulle aree di rispetto. Dobbiamo al massimo impegnarci per ottenere tutti questi risultati. Il gruppo è forte, lavora, sono contento della squadra e stiamo rimboccandoci le maniche al fine di raggiungere tutti gli obiettivi. Il gruppo nasce per creare nuove idee e per cercare di avvicinare i ragazzi alla nostra passione. Cercheremo di organizzare più eventi possibili insieme al gruppo nazionale in tutto il territorio. Poi abbiamo costruito il nostro gruppo con il coordinatore regionale insieme a 2 coordinatrici provinciali. Per Perugia c'è Simona Fiorucci e per Terni è Elisa Troiani.